Il nostro lungo itinerario alla ricerca di posti in cui pregare la Madonna di Lourdes continua sulla scia della fede e della preghiera. Per tutto il mese di febbraio la Chiesa dedica alla Madonna di Lourdes la sua celebrazione, il suo ricordo, coinvolgendo i fedeli a supplicare Maria perché solo lei, Madre di Gesù, potrà portare le nostre richieste a Dio ed esaudirci anche nelle imprese e superare problemi che ci sembrano irrisolvibili. La grotta che vedete è la riproduzione accurata di quella della Madonna di Lourdes, luogo di grande significato religioso, costruita con sassi e un piccolo ruscello ai piedi delle statue. Si trova all'interno della chiesa di San Francesco a Carosino, in Puglia, in una piccola provincia di Taranto. La grotta è stata ricostruita a grandezza naturale e contiene statue della Madonna e di Santa Bernadette, inginocchiata e in estasi. È un luogo in cui i fedeli possono raccogliersi, riflettere e depositare le loro preoccupazioni e pensieri. È in questo luogo che arrivano fedeli con gravi patologie fisiche e chiedono, dinanzi alla Madonna, la guarigione. Questo piccolo rifugio spirituale è stato eretto da alcuni cittadini, reduci del primo conflitto mondiale, in segno di ringraziamento a Maria. Anche noi vogliamo depositare una preghiera in questa bellissima grotta. Perciò, con la propria mente, inginocchiamoci dinanzi a Maria e chiediamo una grazia che ci sta molto a cuore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O amata Madonna di Lourdes, Regina dei cieli e terra, rifugio dei peccatori e conforto degli afflitti, con cuore colmo di fiducia mi rivolgo a te in questo momento di grande bisogno. Tu che sei apparsa nella grotta di Massabielle, portando speranza e guarigione, ascolta la mia supplica. Mi trovo di fronte a un problema che sembra oltre le mie forze, una sfida che turba la pace del mio spirito e mette alla prova la mia fede. In questo momento di incertezza e paura, ti chiedo, dolce Madre, di intercedere per me. Porta la mia preghiera davanti al tuo amato Figlio, affinché, nella sua infinita misericordia, possa donarmi la forza, la saggezza e la serenità per affrontare questa prova. Che la tua materna intercessione sia il faro che illumina il cammino verso la soluzione che tanto cerco. Aiutami a ricordare che con Dio niente è veramente impossibile e che sotto il tuo manto di amore posso trovare rifugio e conforto. Concedimi la grazia di superare questo ostacolo, imparando da esso e crescendo nella fede, nella speranza e nell'amore. Oh Madonna di Lourdes, tu che sei fonte di acqua viva, rinfresca il mio spirito con la tua dolce presenza. Rendimi degno delle promesse di Cristo e guidami sempre sulla via che conduce alla vita eterna. Amen. Santa Bernadette, umile servitrice del Signore,
e fedele testimone delle apparizioni della Madonna di Lourdes, a te rivolgo la mia preghiera con fiducia e amore. Tu che hai vissuto nella povertà e nella sofferenza, ma sempre con una fede incrollabile, insegnami a guardare oltre le difficoltà della vita, a trovare conforto nella preghiera e a riconoscere la presenza di Maria e di tuo figlio nelle mie giornate. Santa Bernadette, che hai risposto con semplicità e coraggio alla chiamata della Vergine Immacolata, aiutami a essere aperto alla volontà di Dio, ad ascoltare con il cuore la sua parola e a servirlo con gioia. Intercedi per me affinché possa ricevere le grazie di cui ho bisogno per affrontare le prove della vita, per crescere nella santità e per camminare con speranza verso la casa del Padre. Santa Bernadette, testimone di fede e di umiltà, prega per noi affinché possiamo vivere con la stessa fiducia e amore per Maria e per suo figlio, seguendo il tuo esempio di dedizione e di preghiera. Amen.